Primi verdetti alle finali giovanili under 18 maschili in corso di svolgimento nei sempre più gremiti palazzetti di Massafra e Castellaneta. A conquistare il pass per la finale Monza, Malnate, Ravenna e Padova. Scattano quindi per 12 squadre che hanno già avuto accesso alla fase finale più queste 4 la seconda parte del percorso che conduce dritti alla finale scudetto di domenica prossima. 4 i campi di gara impegnati, venerdì sera si conosceranno le 8 squadre, le prime 2 di ogni girone che accederanno ai quarti di finale nella mattinata di sabato e poi come detto si arriverà fino alla finale di domenica. Questi gironi al Palatifo di Castellaneta, Cividanova, Val di Magra, Modica e Malnate, al Palasporting di Massafra, Segrate, Modena, Folgore Santa Croce e Padova. Il girone G invece si svolgerà al Giovanni Paolo II, sempre di Massafra, con la Matervolle Castellana, Roma, Polignano e Ravenna. Infine alla Palestra De Ruggeri per il girone H, Treviso, Cuneo, Chieti e Monza. Alessio Lacatena, capitano della New Volley Polignano, e Giorgio Sabatin, allenatore di Padova, e parlano rispettivamente della loro avventura finita e che continuerà per quanto riguarda la formazione padovana nel prossimo turno. È stata una bella avventura, potevamo fare qualcosa in più tutti quanti, però siamo comunque soddisfatti di questa esperienza e soprattutto per qualcuno una prima esperienza. Spero di farne tantissime altre. Forse meglio di questa, ma comunque è stata una bellissima esperienza. È stato un girone di qualificazione dove noi abbiamo a momenti abbassato la soglia dell'attenzione, e soprattutto nelle fasi iniziali delle gare, e poi quando abbiamo preso ritmo abbiamo dimostrato qual è stata la nostra forza. L'obiettivo è quello di scendere in campo e giocare per vincere tutte le partite. È chiaro che poi sarà complesso, sappiamo che abbiamo alcune buone qualità, vogliamo giocarcela.